partner program rappresentano uno strumento chiave nella relazione tra vendor e canale, uno strumento fondamentale non solo per definire i rapporti, ma anche per mettere a disposizione una serie di tool utili a promuovere il business in modalità congiunta. Ne parliamo con Fabrizio Croce, Vice President Sud Europa di WatchGuard, a cui chiederai innanzitutto come si struttura il programma di canale di WatchGuard e quali sono i principali vantaggi che offre l'accreditamento. Sì, il programma di canale WatchGuard si chiama WatchGuard One ed è un pochino atipico rispetto a programmi dei nostri competitor, perché si basa unicamente sulla competenza, non su dei target di fatturato. Vale a dire, il nostro programma diviso in livelli Silver, Gold e Platinum si basa su quattro specializzazioni di quattro linee, delle nostre quattro linee di prodotto: Endpoint Security, Network Security, Multi-Factor Authentication e Wi-Fi. Il partner può scegliere quale specializzazione fare, deve averne almeno una. Quindi il partner Silver ha una specializzazione, il Gold deve avere una e il Platinum tutte e quattro. Queste specializzazioni hanno una scadenza annuale o biannuale, dipende dalle novità uscite, e consentono al partner di accedere a dei vantaggi di tipo commerciale, dal punto di vista di extra sconti, di rebate e di fondi marketing. Le specializzazioni si ottengono sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista tecnico tramite il nostro sito internet e tramite la formazione che eroghiamo. Considerata la rilevanza delle competenze all'interno del vostro programma di canale, che ruolo riveste quindi la formazione, un aspetto fondamentale, immagino, all'interno di WatchGuard One? Esattamente, la formazione è il punto chiave ed è assolutamente fondamentale, in quanto è un programma di canale basato su, la competenza, soprattutto tecnica. La formazione viene erogata in due modalità: una totalmente gratuita tramite il sito di WatchGuard, tutta una serie di tool, di video, di presentazioni, di simulazioni di esame possono essere scaricate e frequentate sul nostro sito. In più, ciliegina sulla torta, abbiamo un canale YouTube che è proprio di WatchGuard Italia, dove tutta questa formazione è stata tradotta in italiano tramite dei brevi video fatti dai nostri sales engineer. Se il nostro cliente decide invece un percorso formativo in aula, WatchGuard ha certificato sul territorio una serie di training center dove si può accedere e frequentare i corsi in aula con un istruttore fisico. Ovviamente questi corsi hanno un costo, dipende dal nostro training center. Per la parte commerciale è molto semplice, ci sono dei webinar da seguire e alla fine anche lì un piccolo esame da fare. I tecnici hanno da fare una cosina un pochino più seria, vale a dire un esame prometrico fatto in una sede esterna indipendente. Avete in serbo novità da qui alla fine dell'anno nei vari ambiti tradizionalmente toccati dai programmi di canale? Abbiamo in programma il consolidamento del programma di canale, in quanto ha appena subito una variazione con l'introduzione della parte di Endpoint Security. Quello che dovrà seguire il canale è la mission di WatchGuard, quindi essere un produttore che fornisce degli strumenti per la sicurezza gestita ai manager service provider. Infatti, i manager service provider che vogliono entrare nel nostro programma a punti, quindi con la vendita in modo flessibile, devono essere dei WatchGuard One. Sicuramente uno dei punti di interesse nostro è quello della selezione dei partner di un livello importante, di un livello maggiore, e convincere i partner attuali alla vendita di tutte e quattro linee di prodotti, quindi non solamente la tradizionale network security, ma anche e soprattutto l'endpoint security, la multi-factor authentication e il wifi sicuro. Grazie allora a Fabrizio Croce per tutte le precisazioni e gli approfondimenti su WatchGuard One e alla prossima occasione. Grazie a tutti.